Allora, primo aprile siamo venuti da Napoli, qui direttamente a Roma, nonostante tutte le limitazioni di libertà possibili, però abbiamo rispettato tutte le regole, distanziamento, mascherine, ce l'abbiamo fatta. Perché ci abbiamo tenuto così tanto? Ci abbiamo tenuto così tanto perché è fondamentale mettere sul piatto del dibattito pubblico il problema della democrazia, il problema della legge elettorale, il problema della partecipazione dei cittadini, quindi alle scelte della politica. Diciamo sempre la stessa cosa, però adesso ci sono degli argomenti importanti come quelle delle risorse europee rispetto alla transizione ecologica, che dovrebbero essere un'occasione di sviluppo del nostro paese e quindi non un'ennesima occasione di sperpero di risorse. Quindi speriamo davvero che questo monito che viene lanciato da Marco Cappato in primis, ma affiancato da tante altre associazioni, venga ascoltato quindi anche dai partiti, dai movimenti e da tutte le persone, da tutti i cittadini che vogliono prendere a zainetto questa responsabilità. Parliamo quindi di futuro anche oltre il coronavirus.